Carissimi MTIers, anche per questo mese di ottobre sono alle prese con le anticipazioni delle uscite di Netflix. State pronti e belli carichi perché c'è stato anche il To Doom pochi giorni fa. Partiamo! Il 25 di settembre, ad un orario improbabile per noi italiani, ma forse solo per me, visto che molti youtuber hanno fatto delle dirette, io probabilmente sono vecchio a sto punto, ma quindi che diamine mi state a seguire allora voi, dai su! Mettete però like e poi andate via, maledetti giovinastri! La mia è ovviamente tutta invidia nei vostri confronti, ma veniamo al dunque. Che ha portato il To Doom? Intanto la data della quarta stagione di Cobra Kai, fissata per il 31 dicembre. Si prevede un capodanno di karate a questo punto. Poi ha portato anche diversi trailer interessanti, come quello di Red Notice, con un terzetto che è esplosivo. È dir poco Gal Gadot, Ryan Reynolds e Dwayne Johnson. Ma dovremo aspettare novembre. Poi anche il secondo Extraction con Chris Hemsworth, che torna nei panni di Tyler Rake per spaccare letteralmente culi, ma qui una data ancora non c'è. Poi in rapida successione la quarta stagione di Stranger Things, non ha bisogno certo di presentazioni, in arrivo nel corso del 2022, poi ancora Hellbound, serie horror coreana che attendo particolarmente, anche questa in uscita tra poco, ma posso continuare ancora con The Sandman, la serie di Cowboy Bebop, tutte cose che attendo ma che anche allo stesso tempo temo, soprattutto le ultime due. Se volete posso andare più nel dettaglio con una live domenica prossima la sera, ditemi voi nei commenti, vedrò di ritagliarmi un'oretta con qualche ospite. Ma veniamo alle uscite di ottobre che più mi sfagiolano. La prima di queste uscite è Guilty, in arrivo il 1 ottobre, un film con Jake Gyllenhaal che interpreta un operatore del centralino della polizia locale che ad un certo punto risponde ad una telefonata di una donna che sembra essere stata rapita. Da quel momento rimarrà invischiato nel tentativo di salvarla con diversi colpi di scena, un film che per com'è concepito potrebbe essere geniale o assolutamente irrealistico. Vedremo, ma essendo un remake del colpevole film danese del 2018. Passo adesso ad una miniserie, Maid, che parla di una donna che, bloccata in un brutto rapporto col marito, decide di andarsene di casa assieme al figlio, ma di non sporgere denuncia. Da quel momento farà di tutto per badare a suo figlio e dargli sostentamento, ma le crolla addosso il mondo quando il marito la cita in giudizio per abbandono del tetto coniugale e rapimento del figlio. Insomma, un argomento forte che prende spunto purtroppo dall'esperienza di molte donne. Passo alla fantascienza con questi episodi di Loaz Studios realizzati da Neil Blomkamp, che per chi non lo sapesse è regista visionario e molto particolare di District 9 ed Elysium. In fondo queste storie è ovviamente politico e sociale come ogni sua realizzazione. Io penso valga la pena dargli un'occhiata, ma nel caso già dal primo non reggeste, andate oltre. Ottobre è da sempre il mese prediletto degli horror e il primo è questo C'è qualcuno in casa tua, storia semplice in una cittadina USA dove iniziano ad essere svelati i più oscuri segreti di diversi studenti che poi vengono anche uccisi. Ovviamente saranno i ragazzi stessi a rimboccarsi le maniche e a cercare di uscire da questa situazione molto pericolosa, un horror teen che forse non è da sottovalutare. Ma andiamo con l'animazione giapponese e parliamo di Bright Samurai Soul, storia di mostri e fantasia ambientata all'inizio del periodo Meiji di rifondazione del Giappone. Ci sono elfi, orchi, che appartengono non proprio alla mitologia giapponese, ma ai tratti del disegno e la storia relativa e all'impedire che questa bacchetta risvegli il signore oscuro potrebbe essere interessante. Ah già, arriverà doppiato ed è uno spin-off del film Bright con Will Smith, sempre di Netflix. Ecco, spiegate tante cose. Ora una nota dolente con questo film di Violet Evergarden, un film molto sfortunato, arriverà comunque doppiato in italiano, che ha rischiato di non uscire a causa dell'attentato che nel 2019 ha subito la Kyoto Animation. Quindi, oltre che guardarlo, perché la storia di questa doll che dedica la sua esistenza alla scrittura di lettere che i suoi clienti vogliono mandare,
che mi è parsa fin da subito bellissima già dalla serie, lo guarderò però anche con un tocco di rammarico per quelle povere persone che hanno lavorato e sono morte in quello studio. Altro horror in salsa black con questo Night Teeth, che parla di un autista a cui le sue clienti notturne propongono uno strano gioco. Dovrà accompagnarle per diverse feste in giro per la città e dire loro con chi vorrebbe fare i conti se sapesse che fosse il suo ultimo giorno di vita. Il titolo non inganna: La notte dei denti è relativa a dei maledetti vampiri che mi perseguiteranno nei miei sogni adesso. No, seriamente, dal trailer sembra avere buoni tempi e un'idea horror interessante, ma di quelle anche divertenti. Direi che è un play da non rifiutare. Arriva questo mese il film d'animazione del 2019 One Piece Stampede, un film sul mitico manga ancora non completato e anime eterno di One Piece. Non è che il film abbia avuto chissà che riscontro, ma lo sfrutto per parlare del fatto che questo arrivo è propedeutico alla serie live action su questo brand di incredibile fama che il buon Big N vuole aggredire. Io di questi live action sono sempre un po' perplesso, ma aspettiamo di vederlo prima di criticare, che è meglio. Ed eccoci finalmente all'arrivo probabilmente più atteso del mese, Army of the Shift. Eccoci finalmente all'arrivo probabilmente più atteso del mese, Army of the Thieves. Si tratta di una serie prequel del film sugli zombie Army of the Dead, che in me ha creato parecchie divergenze d'opinione. Comunque, questa serie prende in esame solo alcuni dei personaggi di quel film e il protagonista è il nostro ladro, un po' particolare, ma dotato di tanta bravura nello scasso. Vedremo se riuscirà a ritagliarsi uno spazio questo brand. Io ci spero, ma allo stesso tempo non sono troppo convinto. Quelle che avete appena sentito erano le uscite per me più rilevanti, ma ce ne sarebbero altre interessanti. Ma prima ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividerlo coi vostri amici e conoscenti. Non la smetterò mai di ringraziarvi per questo vostro gesto. Ora eccovi qualche altro consiglio. Intanto l'arrivo della terza stagione di You il 15 ottobre, una serie che parla di stalking ma da un punto di vista molto particolare ed è da vedere sicuramente. Luna Park è già uscita ed è una serie tutta italiana che parla di magia in una Roma anni 80. Un po' mi incuriosisce, ma anche no. Il 1 ottobre arrivano tutte le stagioni di Seinfeld, una serie cult anni 90 degli USA che vista oggi potrebbe essere molto fuori tempo massimo, ma da recuperare per i fan. Anche Il monaco che scese dalla montagna, previsto per il 15, è una storia di un monaco che negli anni 30 in Cina abbandona il suo monastero e scende in città. Il kung fu regna. Passando in Giappone c'è questo anime Komi Can't Communicate che mi pare molto giappo per i temi di isolamento degli studenti, ma con lo sfondo della classica storia d'amore. Arriverà doppiato con un episodio a settimana. Sempre in ambito di particolarità giapponesi arriva la seconda stagione della Via del Grembiule, il 7, un adattamento del manga che sta riscuotendo parecchio successo. In ultimo un documentario Il lato oscuro dello sport in uscita il 6 di ottobre. Tema portante sono gli scandali sportivi degli ultimi anni con le testimonianze dirette. Direi che sono stato veramente lunghissimo oggi e di sicuro mi odierete, ma io vi lovo ugualmente. Scrivete quindi team lovo o team odio nei commenti a seconda della vostra parte. Al prossimo video, MTIers. Ciao!